È stata trovata morta all'interno della sua abitazione. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco di Padova, chiamati dai residenti di un condominio in via Firenze a Ponte San Nicolò per un incendio in abitazione. Una volta domate le fiamme è stato scoperto il cadavere di una giovane donna. La vittima è una mamma di 36 anni, residente al piano terra di questo complesso residenziale al civico 18. Sembra che quando i vigili del fuoco sono entrati all'interno della casa abbiano subito avvertito un forte odore di gas. Le cause del decesso, dunque, potrebbero essere dovute a una forte intossicazione da gas e fumi. La 36enne, al momento dell'incendio, era sola in casa. I medici del 118, intervenuti in via Firenze, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul posto è arrivato anche il pubblico ministero di turno, i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco e il nucleo investigativo dei vigili del fuoco, che stanno cercando di individuare le cause del rogo. Anche il sindaco di Ponte San Nicolò, Martino Schiavon, si è precipitato sul luogo della tragedia insieme ai tecnici dei servizi sociali.